Benvenuti alla seconda giornata di Serie B. Oggi Ruggero Mesiti ci racconta Salisburgo Dozer, due squadre in cerca di punti. Sì, dopo il pareggio dei Dozer e la sconfitta di Salisburgo nella prima giornata, ecco che si affrontano per cercare la benedetta prima vittoria in questo campionato. Salisburgo che giocano in 6 per la mancanza di Dario Brano e schierano Caruso in porta, in difesa Caviglia e diciamo tre giocatori davanti che si alternavano anche in difesa per aiutare Caviglia, e sono Alessio Prano, Amante, Termini e Levante, e Levanti il capitano appunto. Nei Dozer invece grande abbondanza con 8 giocatori, col portiere Marino, il capitano Maringhini e i vari Gebbia, Trapani, Zacco, Galici, Cilano e Fileccia. L'arbitro è Culotta, ma i primi minuti di gara si caratterizzano per un grande equilibrio e poche occasioni da gol. Comunque il pallino di gioco lo tengono maggiormente Salisburgo, che a sorpresa attaccano maggiormente rispetto ai Dozer, e si divorano il vantaggio con Levanti prima e con una grande e serve con Levanti qualche minuto dopo, ma il vantaggio è lì vicino ed eccolo al 13° col gol di Termini, il nuovo acquisto dei Salisburgo, che riceve un grande assist di Prano e la piazza in rete. Rispondono i Dozer con Trapani, il cui tiro però è fermato da Caruso. Diciamo che però il gol di Salisburgo gli frena un attimo. I Dozer rispondono alla grande e tengono anche il pareggio. Il 15° con il loro capitano Maringhini, che con un gol di testa in aria la piazza per l'1-1. Non finisce qui l'assedio dei Dozer, che proseguono al 19° e prendono un palo con il loro giocatore Cilano. Quindi prosegue il primo tempo fino al fischio di Culotta sull'1-1, con una prima parte a marca Salisburgo e una seconda a marca Dozer. Comunque un primo tempo equilibrato, benissimo il trio Levanti, Amante, Termini da un lato, e benissimo dall'altro lato il capitano Maringhini e dietro Fileccia, ottima partita dietro di Fileccia. Il secondo tempo inizia con un buon scambio fra Fileccia e Trapani, ma è bravo Caruso a respingere il pallone. Al 6° tornano in vantaggio di Salisburgo ed è il loro capitano che su contropiede ben orchestrato da Amante riceve l'assist per il comodo 2-1. I Dozer in questa fase di gara hanno attaccando, diciamo, cercando appunto il pareggio, si scoprono dietro e favoriscono i contropiedi di Salisburgo, che peccano di conclusione proprio lì davanti, ma è il loro portiere Marino che li salva ben 2 volte, al 10° e al 18°, prima su Termini e poi su Levanti. Insomma, lì per segnare i Salisburgo trovano anche un altro palo di Levanti. Sul contropiede Dozer, Levanti tira la maglia al giocatore di Dozer e viene ammonito, perché per loro è troppo importante salvare il punteggio. Punteggio che verrà messo al sicuro da Alessio Prano al 21°. Gol del 3-1, gol decisivo, dribbling e tiro sul palo, imprendibile per Marino. Passano 2 minuti e i Dozer trovano il gol del 3-2, il gol della speranza, con Galici che riesce a sbloccare la sua partita molto difficile fino a lì. Ma l'assedio finale dei Dozer non porterà al pareggio, anche perché Caruso all'ultima azione col piede salva la sua squadra. E per il Salisburgo si tratta dei primi 3 punti. Ruggero, questi Salisburgo hanno rinunciato a 2 ottimi singoli come Loforti e Borruso e hanno puntato di più sulla qualità del gioco. Ci stanno riuscendo, dove possono arrivare? È la loro prima vittoria questa in campionato, però la buona qualità che garantisce il tridente d'attacco che usano loro, in cui si alternano il nuovo acquisto Alessio Prano, l'altro nuovo acquisto Termini e l'altro nuovo acquisto ancora Amante è il capitano Levanti, sta dando ottimi frutti. Oggi diciamo anche Caviglia in difesa ha fatto buona guardia, sicuramente meglio rispetto alle amnesie dell'anno scorso, e questo tipo di gioco molto offensivo penso che paga sicuramente, può dare ottimi frutti quest'anno. Per i Dozer, che avevano sfiorato la vittoria nel primo match con i Shoghis, rimane una mini crisi, possiamo dire. Sì, rimane ancora la mano in bocca per essere ancora senza vittorie. Oggi
non hanno demeritato granché, però come dire, il palino della partita, del gioco, l'hanno alla fine sempre avuto i Sarpsborg. Nonostante i Dozer abbiano stretto appunto i Sarpsborg nella loro area per diversi minuti della ripresa, per quasi metà ripresa, alla fine non hanno mai creato tantissime occasioni da gol, però comunque hanno qualche difficoltà l'hanno creata per Caruso, che comunque è stato bravo a chiudere ogni chance. Nel prossimo turno, Ruggero? Nel prossimo turno, per i Dozer di Maringhini, ci saranno i Mojitos, che io stesso ho commentato e hanno vinto 7-2 con gli Aspirina, mentre per i Sarpsborg ci saranno i Iolin di Capitan Petralia, anche ieri battuti dai Stocks di Giovanni. Grazie mille Ruggero per il commento di questa partita e ci sentiamo alla prossima. Arrivederci.